Un saluto a tutti dalla Spezia. Quello in cui siamo superiori alla Svizzera è la puntualità con cui i giornali fanno uscire certe notizie, proprio a ridosso di appuntamenti importanti per la Lega. Notizie che riguardano sempre il solito periodo, sempre gli stessi protagonisti, ma che sono lasciate nei cassetti, pronte ad essere tirate fuori al momento giusto, solo che oramai sanno un po' di muffa. Oggi siamo riuniti per eleggere il nostro segretario federale senza clamore, senza settimane di campagna elettorale sulle emittenti RAI, senza che qualcuno paghi per votare e senza che immigrati e Rom vengano pagati per votare. Questo non fa notizia. Come non è stata molto pubblicizzata la sentenza della Corte Costituzionale numero 40 del 15 marzo 2013, che stabilisce che il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e invalidità per gli immigrati non può essere subordinata al semplice requisito della titolarità del permesso di soggiorno. Ciò significa che quella schiera di persone portatrici di handicap importate e messe a elemosinare semafori potranno magari farne richiesta e se non ne fossero a conoscenza, sicuramente qualche patronato di sinistra li informerà, provvedendo ad istruirne la pratica. La motivazione della sentenza è per non portare ad una discriminazione e disparità di trattamento in ordine ai diritti della persona tra i cittadini italiani e quelli stranieri. Qui abbiamo oltrepassato ogni decenza, ma i diritti degli italiani chi li difende? I cittadini italiani sono dissanguati per continuare a garantire privilegi a questa classe ingorda che pensa solo ad incrementare il proprio benessere, impoverendo ulteriormente chi è già in difficoltà. Non riusciamo a garantire ai nostri di poter ricevere questo tipo di indennità perché oggi è quasi impossibile accedervi, ma abbiamo questi ben pensanti che però tutelano l'immigrato, cioè colui che non ha contribuito con un centesimo allo sviluppo dell'Italia, che non ha contribuito con un centesimo alle casse dell'INPS, che arriva e ha la sanità gratis, l'avvocato gratis, la paghetta quotidiana, un pasto e un letto caldo. Tutti i servizi pagati dal sudore degli italiani, i centri d'accoglienza con tanto di aria condizionata, mentre agli agenti che sono presenti per tutelare questi ospiti nei centri di accoglienza, l'aria condizionata nelle caserme non ce l'hanno. Non riusciamo a sostenere le famiglie che hanno in casa malati di SMA, ammalati di tumore o patologie gravi, ma per loro i fondi non si trovano mai. Anzi, togliamo fondi destinati alle vittime di mafia per le iniziative di solidarietà agli immigrati. Io sono consigliere comunale a Santo Stefano di Magra, provincia di La Spezia, ed è stata portata in votazione una delibera che prevedeva 5.000 euro da destinare ad un progetto internazionale per la realizzazione di una gelateria a Gerusalemme. Non c'erano progetti da realizzare in Italia, non c'erano attività da aiutare nel mio comune, no, in quei casi i fondi non ci sono. Però i fondi per erogare i bonus per il raggiungimento degli obiettivi ai dirigenti si trovano sempre. Bonus calcolati su stipendi già da capogiro e gli obiettivi che hanno permesso l'erogazione di questi bonus, che possono arrivare anche un 20%, equivalgono ai tagli e ai servizi fatti sulla pelle dei pazienti. Nel caso dei dirigenti ASL. È ora che questi benefit cessino, è ora che chi governa, chi giudica dia l'esempio. Basta auto blu, ognuno si muova a proprie spese con i propri mezzi. Le manifestazioni dei forconi dovrebbero fare riflettere tutti, non sono un fenomeno da palcoscenico alla Grillo, raccolgono quello che una volta era il nostro tessuto. Stefania, devi chiudere. Finisco. Vabbè, quello che io chiedo a Matteo è di tornare ad avere una Lega dei militanti, via i burocrati dai nostri uffici. Dobbiamo tornare in mezzo alla gente, non possiamo più permetterci di sbagliare, perché l'errore lo paghiamo poi noi che siamo in mezzo alla strada. Forza Lega oggi più che mai. Grazie Stefania Pucciarelli.